Ciao, sono Coco! In Giappone, l'inchino è buona educazione. Sai come farlo? L'inchino formale si chiama Ojigi in giapponese. L'angolo da 30 gradi a 45 gradi è standard. Questo inchino formale si usa molto sul lavoro ai clienti e alle persone più vecchie da rispettare.本日、そごう神戸店では、そごう冬市を、また、本館9階催し会場では、私の針仕事展を開催いたしております。まもなく開店の時間でございます。今しばらくお待ちくださいませ。 Poi l'inchino formale si usa anche per scusarsi di una cosa seria. Per esempio, se la tua ragazza scoprisse che le hai fatto le corna, dovresti fare un bel inchino di 70 gradi. Tenere la testa più bassa possibile dimostrerebbe un sincero sentimento di scuse. Invece, un piccolo inchino lo usiamo durante tutto il giorno. Un piccolo inchino si chiama eshaku, è veramente utile per la vita in Giappone. Facendo questo piccolo inchino, si possono dire tante cose senza usare le parole. Quando incontriamo un vicino o una conoscente per strada, facciamo un piccolo inchino con sorriso per dire ciao. Dopo il piccolo inchino, non inizia discorso, tipo come stai? Tutto bene? Basta usare due muscoli sulle guance, è molto facile. Questo ciao silenzioso è utile anche quando vuoi salutare una persona nella situazione in cui non puoi parlare a voce, come durante la riunione o quando seduto a lontano al cinema. Quando un compagno di classe ci passa un foglio da firmare, facciamo un piccolo inchino per dire grazie. Quando entriamo in aula in ritardo, il professore ci dà una brutta occhiata. Allora facciamo un piccolo inchino per dire scusami. Ma per il ritardo per l'appuntamento con la ragazza non basterebbe un piccolo inchino. Se uno sconosciuto ci scontra sull'autobus e ci dice scusami, facciamo un piccolo inchino con sorriso per dire va bene. Però se ci ha schiacciato il piede fortissimo, forse facciamo un piccolo inchino lo stesso, ma sicuramente senza sorriso. Un piccolo inchino funziona anche di rifiutare la proposta. Per esempio, vattene. Molto facile! Se ti è piaciuto il video, metti il pollice su e iscriviti al mio canale. Ho anche blog, Instagram, Facebook. Qui trovi tutti i link.